Non ci sta il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Guido Priore. Da un lato è d'accordo sul fatto che senza i contributi della fusione, come detto anche dall'attuale minoranza che all'epoca aveva voluto quella stessa fusione, il comune sarebbe in default. Dall'altro però spiega che l'economia del comune piadenese ha rischiato grosso proprio per un modus operandi della precedente amministrazione che a suo dire Priore con la sua giunta è riuscito a risanare. Abbiamo rimesso in sesto le finanze notevolmente dissestate del comune di Piadena Drizzona. Ricordiamo che il comune di Piadena Drizzona sta pagando adesso 426 mila euro di mutui all'anno. Quindi abbiamo un buco di mutui di 426 mila euro all'anno, i quali mutui cominceranno a scendere nel 2026 e andranno a finire circa 300 mila euro. Ma questo grazie alla politica fatta da questa amministrazione che ha portato ai tagli dove c'era da tagliare, a creare i servizi in modo corretto, giusto e secondo quella che è una giustizia anche non solo sociale ma anche economica, cioè veramente aiutando chi ha bisogno e non come è stato fino adesso, dove è stato aiutato chi non aveva bisogno. Un comune basato sia per Piadina che Drizzona sull'assistenzialismo, ma l'assistenzialismo non fatto con la testa, l'assistenzialismo fatto a pioggia, cioè aiutiamo tutti e l'aiutiamo tutti non regge più, soprattutto adesso. Ah, teniamo presente tutti gli aumenti della luce, acqua e gas, né? E i 2 anni di Covid, né? Le nostre esternalizzazioni che abbiamo fatto fino adesso sono state proprio propedeutiche a rimettere in sesto le finanze del comune di Piadina, tant'è che i mutui diminuiranno, ma soprattutto c'è l'avanzo di bilancio. Se la fusione è stata positiva, perché le finanze del comune di Piadina, ma anche quello di Drizzona, perché almeno si fossero messi insieme 2 comuni già virtuosi, ma si sono messi insieme 2 comuni con rispettivamente i vari buchi di uno e dell'altro dal punto di vista finanziario, grazie a questo contributo riesce a non andare in default.